Benvenuti. La distanza non ci divide. Oggi parliamo di un secondo piatto di recupero tipico della tradizione fiorentina, che è la francesina di lesso, detta anche lesso rifatto con le cipolle. È un piatto appunto di recupero, quindi fatto a base di carne di manzo bollita o lessata, che una volta tagliata a pezzi è cotta di nuovo in una salsa di cipolle stufate e pomodoro, eventualmente bagnata con del brodo. Il nome francesina probabilmente, non è certo, ma probabilmente deriva dal fatto che questa tradizione sia stata importata in Francia da Caterina dei Medici, oppure da un analogo piatto che si trova in Francia, il bœuf mirotton. Il piatto ha spiccata succulenza e anche untuosità, quindi le sensazioni di liquidità sono ben presenti, anche aromaticità, a tendenza dolce dovuta all'abbondanza di cipolla, una media grassezza e sapidità. Ecco che il vino in abbinamento dovrà essere un vino rosso, caldo, strutturato, con tannini percettibili ma anche con una discreta freschezza. Dove andiamo a cercare questo vino? Nella nostra tradizione toscana propongo un Chianti Rufina Riserva, quindi un Sangiovese di una zona che beneficia di un clima abbastanza fresco. Oppure, spaziando fuori regione, potrei proporre un Gattinara, un nebbiolo dell'Alto Piemonte su un suolo anche vulcanico. E andando fuori dai confini nazionali, un vino che poi alla francesina di lesso potrebbe essere uno Chinon a base di Cabernet Franc prodotto lungo la Loira, in particolare nella Touraine, quindi in una zona fresca.